Io so che forse noi pagheremo il prezzo più alto, perché è sulla nostra aspettativa. Allora, cominciamo con i segnali veri, se è vero che il governo Gentiloni, i ministri, tutti quanti credono tanto in noi. Questo coordinamento della sede ANAS portate all'Aquila. Ci abbiamo una sede più moderna dell'ANAS in Italia, appena rifatta, bellissima, e portatela qua. Così un furibondo Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, che considera uno schiaffo ed anzi una pugnalata alle spalle la riorganizzazione nazionale dei compartimenti ANAS, che in un'ottica di razionalizzazione generale su tutto il territorio nazionale ha accorpato l'Abruzzo alla macroarea Abruzzo-Molise-Puglia, la cui direzione è a Bari. Il che significa anche ridimensionare la nuova sede aquilana della direzione regionale ANAS, edificio all'avanguardia realizzato nel post remoto al posto di quello sbriciolato dal sisma in via 20 settembre. Noi diventiamo molto periferia dell'impero, in particolare l'Abruzzo interno. Abruzzo interno ed Abruzzo, che con questi accorpamenti che si sono fatti dell'Enel, di Terna, la scarsa attenzione di Telecom e di altre società, in questo momento è stata abbandonata a se stessa, al punto tale che noi abbiamo avuto la vergogna di più di una settimana di gente senza corrente. Noi abbiamo una vergogna, c'è proprio un abbandono in questo pezzo del territorio, che io chiedo scusa, vidi anche per i ritardi con i quali arrivarono le truppe, ma parlo anche di figure importanti dello Stato, da Amatrice.